stato bellissimo. Sono entrata, mi ha fatto trovare una torta gigante, tutti i palloncini e tutta la sala piena di regali. Ma perché? Non è mica il tuo compleanno. Beh, che senso ha? Clara, scusami se te lo dico, ma cioè, non capisco il perché di questa trovata. Magari domani pomeriggio, se ti va, passi un attimo a casa, facciamo due chiacchiere, così ti dico un po' di cose. Sì, perché no? No, 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 domani dobbiamo fare l'albero. L'albero. Sì, domani inizieremo a fare gli addobbi, così fra 15 giorni festeggeremo anche il Natale. Davvero? No, dico, è ufficiale. Ti sei impazzita? Senti, Elisa, cara, io lo capisco che tu sei entusiasta di questa trovata di tua madre, però credimi, quando crescerai, capirai che il bello della vita è proprio che le cose accadono nel tempo giusto. E non puoi ottenere tutto e subito sempre. Clara, io mi meraviglio di te. Veramente sei una delusione, scusami se te lo dico. Invece di formare il carattere di tua figlia per il futuro, che fai? La vizi nel presente solo perché hai soldi da spendere? E poi che farà a 20 anni? Sarà stanca, annoiata dalla vita. E guarda che sarà colpa tua, perché ce l'hai messa tu in questa situazione. Una telefonata di lavoro, scusate. Tesoro, dobbiamo andare. Alla prossima. Ciao. Ciao. Nel frattempo, come promesso dalla madre, Elisa festeggia non solo il compleanno in anticipo, ma anche il Natale e altre feste che ancora non erano arrivate. Clara avrebbe fatto di tutto per sua figlia, per renderla felice, viziarla, coccolarla e strapparle quanti più sorrisi possibili, riempiendo il suo cuore di gioia. Elisa aveva tutto ciò che voleva. I soldi non erano un problema nella sua famiglia. A queste bellissime feste si uniscono anche parenti e amici, felici di condividere del tempo insieme a loro in questa bizzarra e stravagante idea di festeggiamenti. Il tempo passa e Elisa vive felice e serena, fino a che un giorno. Ciao Clara, è tanto che non ti vedo in giro, eh? Beh, che cosa avete fatto? Ah, aspetta, non mi dire, avete fatto le vacanze estive a novembre, perché a voi piace così. Sei sempre così concentrata nel giudicare le cose degli altri. È una fortuna, perché vuol dire che non hai problemi veri a cui pensare. Ma Elisa quando torna a scuola? Infatti, ha fatto parecchi giorni di assenza. Ma ti sembra normale questa cosa? Tiziana, ti posso chiedere di lasciarci qualche minuto da sole per parlare? Sì, tesoro, dai, vai un attimo al bar, prenditi qualcosa, tanto arrivo subito, ok? Grazie, ciao. Allora, dimmi. Circa un anno fa ad Elisa è stata diagnosticata una malattia incurabile, a causa della quale non avrebbe potuto festeggiare alcuni avvenimenti perché la malattia non gli avrebbe magari dato il tempo. E allora, con mio marito abbiamo pensato di sfidarlo, quel tempo, e di regalarle comunque quei momenti che la malattia magari le avrebbe negato. Clara, mi dispiace, io non potevo sapere. Ah, non lo sapeva nessuno. E noi non volevamo che la cosa arrivasse alle orecchie di Elisa per e lasciarla serena fino all'ultimo momento. Clara, sono mortificata. Posso fare qualcosa per rimediare?
Ma soprattutto, Elisa come sta adesso? Per rimediare è un po' tardi. Perché Elisa non c'è più. Come Elisa non c'è più? Ma come marito abbiamo fatto tutto il possibile per farla vivere felice fino all'ultimo momento. E però ecco, se mi posso permettere di darti un consiglio per il futuro. Cerca di essere più attenta allo stato d'animo delle persone invece di giudicarle e basta. Perché se tu fossi stata veramente una mia amica, mi avresti presa in disparte, mi avresti chiesto il perché di quei miei comportamenti così strani. Invece tu hai deciso di giudicarmi, di dirmi che ero una cattiva madre, che stavo rovinando il futuro di mia figlia. Il futuro che a lei non è stato concesso. A volte bisogna ascoltare quello che le persone non dicono. Ok? Ci vediamo. Grazie per essere con noi. Speriamo che la storia ti sia piaciuta. Condividendo questo video puoi avere anche tu un impatto nella vita di qualcuno donando un forte messaggio.